Vaccinarsi è un atto di amore e responsabilità per sé e per gli altri, lo ha ribadito Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti Basto, ricordando le parole di Papa Francesco nel corso della celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Basto in onore di San Michele Arcangelo, patrono della città. La messa di ieri è stata presenziata anche da autorità civili e militari, tra cui il generale Pirro, rappresentante della task force del generale Figliuolo, che ha organizzato in tutta Italia la campagna vaccinale. Dove arriva il vaccino scende enormemente la mortalità e il virus perde forza, vitalità e capacità di contagio. È un dato di fatto che la scienza attesta, ha sottolineato Monsignor Forte, auspicando un'ulteriore diffusione capillare dei vaccini. Vaccinarsi è un atto di responsabilità e di amore verso se stessi, verso gli altri e anche verso il Signore che ci chiama ad amare e vivere la vita che ha voluto donarci. Naturalmente, mentre ci rallegriamo della capillare diffusione della vaccinazione nel nostro Paese, dobbiamo anche chiedere a Dio un impulso ulteriore da parte di tutti i Paesi, soprattutto del nord del mondo, per portare il vaccino a tutti i popoli della terra, soprattutto ai più deboli e più poveri. Mentre abbiamo paesi come l'Italia, dove siamo ormai vicini alla soglia dell'80% dei vaccinati fra la popolazione superiore ai 12 anni, ci sono paesi, specialmente dell'Africa, dove non si raggiunge il 2 o il 3%. Occorre dunque, come ricordava anche il presidente Draghi, un impegno, uno sforzo di generosità per condividere questo mezzo che è difesa e protezione e garanzia di salute per tutti. Ho pregato perché il Signore sostenga e illumini tutti quanti operano per le vaccinazioni, perché convinca gli incerti a liberarsi dalle paure e ho chiesto anche al Signore di liberarci dalla pandemia perché possiamo vivere una ripresa che però faccia tesoro di quanto abbiamo vissuto. Come ha detto più volte Papa Francesco, c'è qualcosa di peggiore della pandemia stessa ed è quella di superarla senza averne fatto tesoro, senza cioè aver imparato da questa rinnovata esperienza della nostra fragilità a essere più vigili, più responsabili, più solidali con i deboli, più pronti a condividere ciò che abbiamo con chi non ce l'ha. Il Signore benedica tutto questo e aiuti tutti noi ad una ripresa che sia veramente una resurrezione con la grazia che ci viene da Lui.